Tornerà ad essere illuminato il santuario del Redentore. I quattro lampioni attorno al monumento, abbattuti dalla tromba d'aria nell'ottobre del 2015, saranno finalmente ricollocati, a quanto sembra, prima della festa del 6 agosto. Questa è la notizia che giunge dall'amministrazione comunale a meno di un mese dai festeggiamenti. Superate dunque le lungaggini burocratiche, trovata una soluzione per ricollocare i lampioni, il monumento è eretto all'inizio del secolo scorso per festeggiare il giubileo, così come voluto da Papa Leone XIII, tornerà al suo antico splendore, rendendo ancora più suggestiva l'atmosfera del belvedere della città. I lampioni, 4 esattamente, sono in questo momento in lavorazione presso il fabbro che li sta modificando perché diventeranno un unico lampione rispetto alle tre teste che fino ad ora hanno caratterizzato questi antichi pali. E poi verrà anche modificata la testa del lampione perché verranno inseriti il LED energetico, questo anche per consentire chiaramente un risparmio nell'illuminazione pubblica. Quindi noi contiamo di poter installare questi quattro pali entro la festa del Redentore e quindi ci stiamo fidando, ecco, a questa ditta, a questo fabbro che sta per noi facendo questa manutenzione. Dall'ultima volta che sono stati divelti a seguito del temporale, della tromba d'aria che c'è stata, abbiamo perso tempo per individuare il fabbro che doveva realizzare questo tipo di manutenzione, perché ricordiamo e diciamo anche che i pali sono chiaramente antichi e quindi non tutti possono avere anche la possibilità di lavorare e mettere mano fisicamente a cose storiche della città di Caltanissetta. E quindi, una volta individuato l'impresa che deve realizzare questa manutenzione, quindi stiamo procedendo, ecco, a realizzare nuovamente e a dare la possibilità a quell'area di avere l'illuminazione così come manca da ormai qualche mese.